Finalmente è arrivata la stagione estiva. Bellissima stagione, però per i nostri amici animali dobbiamo avere qualche accorgimento, in quanto il calore elevato o i raggi solari possono creare qualche piccola problematica, come può essere il colpo di calore o eventualmente anche il colpo di sole. Il primo è determinato, il colpo di calore è un classico di quando la temperatura esterna è particolarmente elevata, non c'è ventilazione, magari c'è anche una certa percentuale di umidità e magari l'animale sta vivendo anche un momento di stress, quindi magari viene delimitato in una certa area, magari non troppo ampia, e quindi situazioni varie che possono portare a queste problematiche. Cosa succede? Succede che l'animale non è più in grado di termoregolare correttamente il suo corpo e quindi abbassare la sua temperatura corporea. Ricordiamoci che gli animali, cani, gatti, uccelli, non sudano, quindi la loro termoregolazione avviene tramite un sistema di raffreddamento ad aria. Quindi loro cosa succede? Attraverso piccoli e frequenti atti respiratori, praticamente fanno passare velocemente l'aria nella cavità orale e quindi riescono le superfici umide riescono a intervenire nel raffreddamento del calore della temperatura corporea. Sono soggetti maggiormente a rischio a queste problematiche i cuccioli, i cani anziani, i cani brachicefali o gatti brachicefali, vediamo tipo il gatto persiano, il bulldog, oppure cani o gatti che possono avere delle problematiche legate al sovrappeso o anche problematiche cardiache. Quindi attenzione a queste situazioni. Il colpo di sole invece è un classico di quando l'animale è sottoposto direttamente ai raggi solari e non può allontanarsi o non ha un sistema per poter andare all'ombra, quindi deve per forza stare lì. In quel caso lì il pelo, che avrebbe una funzione di isolamento termico, non riesce a essere sufficiente per proteggere l'animale. Quindi la conclusione è, soprattutto d'estate, ricordatevi di evitare magari di fare passeggiate nelle ore più calde, ricordatevi di lasciare sempre l'acqua fresca a disposizione, anche per i gatti ad esempio. Il gatto ad esempio ama tantissimo l'acqua in movimento, quindi eventualmente le fontanelle, oppure delle ciotole, nel caso in cui dobbiate assentarvi, che possono essere rabboccate in maniera automatica. E come ultimo, eventualmente, ci sono anche, per i cani soprattutto, dei tappetini refrigeranti che, grazie alla pressione del peso dell'animale, fanno sì che riescano a rilasciare un refrigerio che vada ad abbassare la temperatura dell'animale stesso.